Il bello e il difficile di giocare ogni tre giorni, il bello è che alla mattina successiva, se non la sera stessa, devi cancellare, resettare tutto quello che è successo e proiettarti sulla partita successiva. Quindi noi abbiamo preso un punto, abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo giocato contro una squadra molto forte e abbiamo messo un punto in classifica che fa sempre comodo. Adesso c'è un'altra partita molto difficile, andiamo a affrontare un avversario che credo che, a parte la Juventus, sia la squadra che nelle ultime quattro partite di campionato abbia fatto più punti, ha vinto tre volte contro avversari come Udinese, come Atalanta fuori casa, come Genova fuori casa, ha perso solamente a San Siro con l'Inter, una partita che oltremodo non meritava di perdere, quindi ci aspetta un avversario difficile, un avversario attento, un avversario determinato, un avversario che però io credo abbia molte similitudini con la mia squadra. Anche noi siamo attenti, anche noi siamo determinati, anche noi siamo tosti, anche noi abbiamo dei giocatori di qualità e quindi credo che sarà una partita difficile per entrambe le squadre e con un posto in palio importante ancora per entrambe le squadre, questo sicuramente. Quindi archiviare, il Milan è già archiviato, non c'è stato tempo per andare oltre, se non come al solito l'analisi di alcune situazioni insieme alla squadra, ma assolutamente concentrati nel modo più assoluto per la partita di domani, che è una partita, ripeto, difficile e importante e dove noi dobbiamo farci tutta pronti. Quel vedremo lì, mi fa piacere chiarire ancora una volta questa situazione. Quel vedremo lì era solamente un modo di spostare l'attenzione sulle cose concrete, sulle cose che sono importanti, nel senso sulla squadra. Appena mi è stata fatta la domanda, appena finita la partita, quindi io volevo assolutamente spostare l'attenzione sulla partita che aveva fatto la mia squadra e assolutamente sul finale di stagione che ci aspetta, che è un finale di stagione dove, ripeto, noi vogliamo cercare di finirlo nel miglior modo possibile. Quindi era solamente una parola usata per far terminare un discorso e spostare l'attenzione su un altro. Anche perché, lo ripeto oggi, e poi siccome l'obiettivo mio del vedremo era solamente di spostare l'attenzione sulle cose che mi interessano, che sono il campionato, la partita di domani e il fine campionato, io a Bologna sto bene. Nel Bologna, sto bene a Bologna, sto bene nel Bologna, con la società ho un ottimo rapporto, ho un altro anno di contratto e non vedo nessun problema o nessun motivo perché dovrei cambiare. Finisce qua, io voglio solamente parlare della partita di domani, solamente parlare del nostro finale di campionato, che è quello che volevo fare con quella formazione lì. Dopo poi ognuno ha fatto le sue interpretazioni, non mi interessano perché non mi interessa, io so quello che penso io e questa è la cosa più importante. E la cosa più importante è che noi siamo tutti concentrati per cercare di finire bene il nostro campionato.